Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Calcio al Bar. Oggi siamo qui per vedere insieme una squadra che non ha rispettato le attese nel corso di questo campionato. Stiamo parlando, voi lo sapete già dal titolo, che è l'Atalanta. Andremo a vedere 5 nomi che avrebbero potuto dar qualcosa di più nel corso di questa stagione. Chiaramente con la Salernitana abbiamo finito di analizzare quelle che per me, secondo me, sono state le squadre migliori all'interno di questo campionato: Inter, Roma, Milan, Fiorentina e appunto proprio la stessa squadra campana. Detto questo, io devo fare i complimenti a Thiago Motta che è riuscito a far rimanere lo Spezia per il secondo anno consecutivo in Serie A. Ha portato un calcio molto molto offensivo. Mi sono dovuto ricredere e faccio i complimenti veramente a questo allenatore perché ha dimostrato che un calcio molto dispendioso e anche bello per diversi tratti può essere giocato da chi deve salvarsi, non contando solamente il risultato. Possiamo parlare anche del Napoli che ha affrontato lo Spezia nell'ultima di campionato, però al tempo stesso il Napoli era una squadra che per potenziale aveva tutte le caratteristiche per poter centrare la Champions League, lo ha fatto da terza, quindi complimenti al lavoro di Spalletti con ottime individualità tipo Osimhen, però addirittura in un certo momento del campionato forse gli è mancata quella zampata, soprattutto in Napoli-Milan, per poter ambire a qualcosa in più. E poi ricordiamo la clamorosa debacle con 3 gol subiti dall'Empoli in pochissimi minuti. Detto questo, però, prima di cominciare, cari ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, un'iscrizione per supportare il canale e al tempo stesso anche un commento per farmi sapere che cosa ne pensate. Andiamo subito a vedere i giocatori che avrebbero potuto dare quel qualcosina in più all'interno di questa stagione. E il primo è il portiere, è Juan Musso. 33 partite giocate ha subito 42 gol nel corso del campionato. In diverse partite non era in forma, in alcune occasioni usciva in modo irruento, in altre soffriva la difesa alta di Giampiero Gasperini che porta spesso gli avversari ad effettuare imbucate, ad essere uno contro uno, in qualche caso anche regalato abbastanza gratuitamente qualche rigore evitabile con delle uscite. Però detto questo, Musso è un buon portiere, lo ha dimostrato con l'Udinese. Certo, lo stile di gioco e della difesa friulana era tutto completamente diverso, però secondo me Juan Musso ha la possibilità l'anno prossimo di rimettersi in mostra. Portiere abile soprattutto nelle parate e portiere molto intelligente che saprà adattarsi a questa situazione nel corso delle prossime stagioni. Passiamo poi al secondo nome. Il secondo nome è quello di un esterno e stiamo parlando di Joachim Mele. Mele, il ragazzo danese dell'Atalanta, che è appunto arrivato con la propria squadra, la propria nazionale in semifinale nel torneo europeo 2020, che poi si è disputato nel 2021, eliminato dai padroni di casa, i supplementari. Quindi il suo campionato è partito un po' a rilento, ha avuto solo un momento buono nella parte centrale della stagione, poi è andato altalenante tra una partita e l'altra, ha totalizzato 2 gol ed un assist, troppo poco per un esterno di Gasperini. Tutto il pacchetto ha avuto una flessione con il calo contemporaneo della squadra e l'assenza, prima forzata e poi per cessione, di Robin Gosens, però al tempo stesso Mele avrebbe avuto più opportunità di buttarsi negli spazi lasciati, poco cattivo poi sotto porta. Poi passiamo al terzo nome. Il terzo nome è quello di Hans Hatebal.
21 partite giocate, quindi meno di Mele, anche lui come l'esterno danese dei problemini fisici, però 0 gol e 0 assist, davvero. Questo pesa molto su di lui, sulla considerazione e sulla valutazione che si ha della sua stagione, perché lo ripetiamo, un esterno di Gasperini al netto di turnover, di entro alle fine delle partite, però l'Atalanta sugli esterni ha costruito la sua grande forza nelle stagioni passate, e che un esterno faccia 0 gol e 0 assist è davvero qualcosa che non può far piacere al tecnico. Quarto nome, Pessina. È il giocatore, neogiocatore del Monza. Vediamo se il cambio di maglia aiuterà anche il ragazzo d'oro degli europei, che ha aiutato l'Italia a vincerli, a essere più decisivo e riprendersi. Ha totalizzato nella scorsa stagione 27 partite, 2 gol e un solo assist, quindi lo stesso di Joachim Mele. Per un ragazzo con le sue doti di inserimento, di protezione palla sulla tre quarti, di tiro da fuori mostrate anche nel corso degli europei, questo a un allenatore che fa della offensività e del bel calcio il suo stile, non può assolutamente far piacere. Ragazzo con le sue doti che fa una stagione del genere, chiaramente non la possiamo considerare buona, e vedremo se il cambio di maglia darà giovamenti. Passiamo poi all'ultimo nome, Jeremy Boga. Attaccante ex Sassuolo, preso dall'Atalanta nel corso della stagione scorsa a gennaio, non ha fatto vedere le sue potenzialità, forse qualche problema relativamente all'adattamento si può concedere a un ragazzo del genere, però con le sue qualità, con il suo dribbling, con la sua tecnica, la sua velocità nell'uno contro uno, qualcosina in più avrebbe potuto dare per aiutare l'Atalanta a raggiungere i suoi obiettivi. Invece è uno score impietoso, perché su 15 partite giocate il tabellino dice 0 gol e 0 assist. Davvero molto molto pesante questo per il nuovo rinforzo della Dea. Anche lui come Wamuso, io sono sicuro che si riprenderà nel corso della prossima stagione, avendo chiari quelli che sono gli schemi di Giampiero Gasperini, però per il momento, per le sue doti, ci si aspetta molto molto di più. Cari ragazzi, io sono arrivato al termine di questo video, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci vediamo con il prossimo contenuto del Calcio al Bar. Ciao e a presto!